dopo Darius Stalmach la settimana scorsa, quest'oggi ha trovato anche il primo gol in rossonero Ugo Cuenca. La partita si sta attualmente disputando, fine primo tempo stiamo perdendo 2-1, abbiamo pareggiato subito il gol della Fiorentina, poi ha fatto un altro gol la Fiorentina, diciamo un po' irregolare, un tocco di mano iniziazione, però vabbè, queste cose nei campionati giovanili succedono. Non posso portarvi il video completo del risultato perché, come sapete, sono impegnatissimo in questo periodo, quindi sto facendo pochi video e quando posso vedo una notizia così vi porto un video flash, come in questo caso. Primo gol di Ugo Cuenca in rossonero, mi sembrava il caso di riportarselo. Speriamo adesso in una buona seconda parte dei giovani rossoneri che riescano a ribaltare il risultato appunto contro la Fiorentina e migliorare la posizione in classifica, che avevamo visto nello scorso video non è grande cosa. Oggi però volevo anche portarvi qualche dato di questo ragazzo, i primi dati in rossonero, appunto non ha giocato tantissime partite, però abbiamo già qualche dato a livello statistico che può essere interessante, ci può far capire un po' anche per chi non ha potuto seguire tutte le partite del Milan di che tipo di calciatore si tratta. Come dicevo, il dato più interessante lo troviamo sicuramente nei dribbling. Pensate, addirittura un 65% di dribbling riusciti provandoci 6 volte a partita, quindi un gran bel dato, molto raro da vedere, una percentuale che supera il 65, in questo caso siamo 65,4, provandoci tutto tante volte, perché ci sono calciatori come Adli, che anche loro hanno una media dribbling di un 60 e rotti, però ci provano una volta o due a partita. Provarci 6 volte è tanta cosa, quindi un ottimo dato da questo punto di vista, dove deve migliorare sicuramente nella finalizzazione e nei tiri in porta. Prende lo specchio della volta appena una volta ogni 4 tiri, quindi un 25% di precisione in tiri in porta, sicuramente un dato che deve migliorare. Giovane talento che comunque finora da titolare ha giocato pochissimo, a volte ha fatto vedere qualcosa interessante, altre, bisogna dirlo, non ha fatto bene. Il Milan Primavera comunque, lo diciamo sempre, calciatori tutti molto giovani che giocano sotto età, quindi è anche difficile esprimersi al meglio. Comunque contento per lui, per questo primo gol in rossonero, che quest'oggi, ricordiamolo, Ugo Cuenca ha giocato come esterno destro alto in una 4-3-3, il tridente formato da Alesi e Lilali e Ugo Cuenca appunto sulla destra, calciatore che però, ricordiamolo, è stato impiegato anche a centrocampo come mezzala, ha giocato in una 4-2-3-1 come trequartista o come esterno destro, deve ancora un po' trovare la giusta collocazione, ma un bel gol, un bel inserimento, mi è piaciuto. Ovviamente si tratta di un gol di testa, ma vedete, è andato con i tempi giusti, si è inserito alle spalle del difensore, angolato la testa potente, il pallone di testa potente nell'angolino, quindi finalmente abbiamo visto un po' di finalizzazione di questo calciatore. Ottimo anche il cross di Bozzolan, che ha fatto un po' il Theo Hernandez. Bozzolan che mi sta piacendo sempre di più, aveva iniziato la stagione così così, anche lui mi sembra stato un po' infortunato, però grande Bozzolan anche, quindi forza giovane rossonera. Adesso non potrò andarmi a vedere il secondo tempo perché, come vi dicevo, sono straimpegnato, però guarderò il risultato e nel caso di qualche altro gol di calciatori che stiamo aspettando, che vogliamo conoscere, ve lo porterò. Quindi come sempre iscrivetevi qua sotto, mi raccomando, nel mio Twitter trovate sempre tutti i gol del Milan Primavera, cerco di riportarveli e niente, finita qua. Come sempre un bel mi piace e ci vediamo alla prossima.